Innanzitutto tanti auguri dal sottoscritto e dall'unità di microbiologia e virologia clinica dell'ospedale Civile di Pescara, che tanto si è adoperata in questi 2 anni e qualche mese di Covid-19. E vi ringraziamo anche del supporto che abbiamo sempre sentito da parte dei media e della collettività dei pescaresi e non solo. Io però vi voglio anche rammentare che purtroppo l'epidemia, la pandemia non è ancora terminata, che questo virus, questa variante Omicron 2, che è una variante sicuramente meno patogena delle altre, è però molto più infettante. E purtroppo sappiamo che i soggetti che non sono stati vaccinati purtroppo possono avere un peggioramento, diciamo, dello stato di salute con una polmonite interstiziale, addirittura c'è la possibilità pure che si possa andare a finire in una rianimazione. Diciamo che in queste ultime settimane purtroppo la nostra regione, soprattutto nelle province di Chieti e di Teramo, hanno visto un'incidenza veramente notevole di casi di Covid-19. Non dobbiamo abbassare la guardia. Oggi è una giornata di festa, una giornata da vivere assieme ai propri familiari, ai propri amici, però sempre con le dovute cautele. Soprattutto chi è all'esterno deve mantenere un distanziamento sociale quando si incontra con gli altri e se per caso doveste vedere che la piazza, la via o il luogo dove vi troviate diventa, diciamo, più trafficato e le distanze quindi inevitabilmente si accorciano, cercate di mantenere la mascherina. Stiamo andando verso una fase che dovrebbe non essere favorevole al virus, però il nostro atteggiamento non congruo potrebbe determinare un aumento importante di casi e quindi portare una platea importante di soggetti nella stagione calda, ma far sì che questi soggetti infetti e non sintomatici possano poi portare l'infezione nella prossima tornata di freddo, quindi l'autunno diciamo inoltrato in poi, laddove probabilmente troveremo non già Omicron 2 o Omicron, ma una variante magari meno patogena, ma che comunque potrebbe ancora darci dei problemi. Io vi consiglio di mantenere ancora certe accortezze, di mantenere la mascherina laddove si può. Stiamo andando bene, però il virus non è ancora stato sconfitto e l'epidemia non è ancora purtroppo terminata. Tanti auguri di buona Pasqua da parte mia e della mia unità. Grazie.